Saremo un paese compiutamente moderno, sviluppato, occidentale e democratico quando tutti gli organismi dello Stato guarderanno alle amministrazioni locali e ai soggetti privati come protagonisti dello sviluppo del Paese, perché altrimenti penso che sia difficile competere con le altre potenze. Io rimango convinto che fra i piccoli comuni e le grandi regioni sia fondamentale reintrodurre con pieno criterio e piena completezza di azione, di personale, di budget, anche l'ente della provincia, e quindi spero che quanto prima si possa tornare a eleggere direttamente da parte dei cittadini anche il presidente della provincia, perché i sindaci hanno già tanto lavoro da fare come sindaci e non possono fare i dopolavoristi a titolo sostanzialmente gratuito. Al di là delle ipocrisie e delle distinzioni politiche, ritenete il Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e dei Lavori Pubblici casa vostra, perché ogni cantiere che si apre è un passo in avanti verso la modernizzazione del Paese. Quindi grazie di cuore veramente, uno per uno, a tutti i sindaci che fanno un lavoro enorme, e non lo dico all'Assemblea dell'ANCI, lo dico in qualunque contesto, ma io aggiungo grazie a tutti coloro che si dedicano all'amministrazione pubblica, spesso e volentieri rischiando di proprio, perché sono troppi i sindaci, sono troppi gli assessori comunali, sono troppi i governatori ancora in carica, che negli anni passati sono stati oggetto di inchieste che si sono concluse in nulla e hanno visto rovinare la reputazione, la vita, la famiglia e la salute di troppi amministratori locali, senza che qualcuno alla fine dell'iter concluso con assoluzione o archiviazione si sia degnato neanche di chiedere scusa a coloro la cui vita e la cui professione è stata rovinata. Quindi avanti a testa alta, perché dal buon agire dei sindaci dipende il futuro del nostro Paese. Grazie e buon lavoro a tutti voi.